Scusatemi, ma ho stravoglia di vacanze. Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, slash fashion blogger, slash influencer, slash gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile è la nostra soddisfazione. Parlano di fare la vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca. Sai, la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra. Quando penso agli anni passati, noi così proletari, white trash, altro che Bali Bali, sognavamo Bari Bari, why niente? No, fricchettoni sì, racchettoni, gavettoni no, ombreloni né, mani mani neanche per gli asciugamani. Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari. Cosa importa se letti ricoperti di stoffa, musica new wave, gente che sboccia, sembra quei privé da scambi di coppia, ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza. Tipa col bikini in seta, eccitata per il seta, ne da Calcutta Baudelaire, un po' la fa un po' la dieta, suda le colla al make up a fissare il mio panino allo sfer. Tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia, ancora trattenere il fiato, tenere dentro la pancia. Lui si porta i libri di Kafka, ma poi studia solo ogni culo che passa. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Portami dove si tocca, forse non saremo VIP, ma va bene così, finché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsa. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme, sembra un paradiso anche ospiti tu. Brucio il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale, mare blu profondo sulla pelle. Resisti al caldo? Boh, non so, io mi sono andata a fare la doccetta là perché dopo pizzica tutto. Ti sei presa da bere? Mi sono fiata un calippo. E tu? Io pure, però forse mi avete pure la birra mentre ascoltavo J-Ax. Ai 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 ai, J-Ax non va bene, eh? Ci siamo divertiti. Infatti, ma poi ciao! Pensavo per la scena 5 di fare una cosa tutti vestiti di rosso che corriamo a rallenti sulla spiaggia. Ma che è sta cafonata? Poi l'ha già fatta Paradiso. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Dino Marsini si è trasformato, è diventato Riccardo Bussetti, forse più vincente di opzioni. Forse almeno in questo periodo, in un anno straordinario di White Davis, diciamo che era obbligatorio, Riccardo, invitarti qua con noi, quindi ben trovato. Allora, anche perché noi, Riccardo, la scorsa settimana non abbiamo potuto fare la diretta e avremo un sacco di argomenti di cui trattare. Nell'attesa che arriva Dino, io vorrei partire da un video che ancora manca, ma arriverà, ve lo giuro, finale, che la finale Scudetto. Arriverà, nel senso, lo dico per tutti, i video latenti che sono la finale Scudetto del calcio a 5, la finale Mitropa Cup del calcio a 7, arrivano nei prossimi 48 ore. E niente, Riccardo, partiamo dalla finale Scudetto. Anzi, dal Final 3, diciamo, il Final 3 dello Scudetto, okay. Direi che noi che centriamo la semifinale, però anche come racconto, no? Ti aspettavi una finale così in discesa, Scudetto? No, non me l'aspettavo, perché visti anche precedenti col Castrum, sempre la Passepartout. Tra l'altro, la ultima partita, poi sì, sì. 19 ha vinto, no? Esatto. La Passepartout, diciamo che non è uno dei nostri campi preferiti, preferiamo campi un po' più larghi dove ci permettono di esprimerci meglio. Ci aspettavamo una finale diversa, ci aspettavamo maggiore pressione e meno spazi da parte del Castrum, sicuramente per fortuna, però cioè, nel senso è stata abbastanza in discesa, visto che dopo un minuto già stavamo 2-0. Sì.
Sì, l'aneddoto che ho raccontato poi alle regionali è che ho avuto un problema con la fotocamera. Ho detto, aspettiamo. Il secondo abbiamo ripreso con la camerina, però non è la stessa cosa, però almeno ce l'abbiamo. Dennis sta un po' È colpa sua, sta aspettando troppo. Se c'è un po' più di pazienza. La prossima volta aspetteremo un paio di minuti. Però alla fine di scudetto, insomma, che sai, no? Non è facile vincere in continuità. Facciamo questo ragionamento tra calcio a 5 e calcio a 7. I grandi cicli nel Tiny League sono difficili da portare nei campionati materiali sono difficili da portare, no, a seguito, perché se stiamo analizzando il perché è la squadra che ha più scudetti, ne ha 3, e voi ne avete 2, poi c'è l'Ares con uno scudetto, accidenti, Acqua e Sapone, tutte squadre che hanno avuto delle fiammate, no? Allora, parlando proprio di titoli, no, vabbè, voi avete vinto 2 coppe di Lega che non ha vinto nessuno, avete fatto questo triplete nel calcio a 5 che è scudetto apertura, scudetto chiusura e coppa di Lega che non aveva fatto nessuno nel calcio a 5. E quanto è difficile secondo te mantenere questo ciclo vincente? Cioè, per esempio, i White Devils del futuro, già mi proietto un attimo avanti, e su quale base ripartiamo dopo aver vinto di tutto e di più? Non sto molto preoccupato per questo fatto perché parte tutto dal gruppo, il gruppo è molto affiatato, già parliamo dell'anno prossimo, quindi non mi preoccupa questo fatto. A livello numerico ci stiamo, a livello di gruppo anche, non so se vinceremo, però sicuramente ci riproveremo. Beh, anche perché avete una Supercoppa che, correggimi se sbaglio, non avete vinto, no? Ancora? No, la Supercoppa del Canone di Testa l'anno scorso, è l'unico titolo che vi rimane, diciamo. Contro la Dolce Vita, penso. E contro la Dolce Vita, sì, perché contro la squadra che arriva seconda in Coppa di Lega, in questo caso qua, visto poi, in teoria, la Supercoppa viene proiettata come un triangolare, potenzialmente. Per esempio, il calcio a 7 non lo sarà, perché il Collitto ha vinto scudetto apertura e Coppa di Lega, quindi sarà Collitto contro Dream Team. Nel caso vostro, avendo vinto voi tutto, come si fa poi nella Serie A, ci si va a pescare la seconda della Coppa Italia, quindi in questo caso nostra la Coppa di Lega. Qui sarà contro la Dolce Vita, sarà che farà la Serie B, mi stupisce questo verdetto tra le cose che la Dolce Vita, dire la bestia nera mi fa un po' sorridere, perché poi in realtà... quest'anno delle 3 sconfitte, 2 sono arrivate con la Dolce Vita e una con il Borus Naid, tra l'altro... Clamoroso, mi mancavano anche, penso, non sì, so, il mondo, però... Era anche a campionato finito, diciamo. Sì. Però anche lì ti faccio un appunto, no? Che a volte anche, può essere anche una critica, però è anche il sinonimo della vostra voglia di vincere che va oltre tutto, no? Anche lì mi ricordo una partita che poi non contava nulla, perché erate già matematicamente primi. Ma non ci piace perdere. Questo diciamo. Si è capito, però addirittura può essere un po' a volte il rovescio medaglia, che se non ricordo mai ci furono un paio di espulsioni a fine gara che rischiavano anche sì, di abilitare poi nuove finali. Quando durante una stagione vinci tante partite, quando perdi comunque devi... Non è facile restare calmo, cioè devi essere anche abituato, nel senso ci sta un po' di nervosismo, quella partita contro il Borus è un po' troppo nervosismo. E qui subentra però la tua figura, perché noi abbiamo lodato più volte con Lorenzo nel corso anche delle regionali, no? Anche, per esempio, vincete 2-0 la finale regionale in controllo, di questo ne parliamo meglio dopo, però in controllo nel risultato, parliamoci chiaro, poi che nel calcio a 5 tutto può essere sovvertito un paio di minuti, lo sapete meglio voi di noi, nel bene e nel male. Però, nonostante foste in controllo, c'è stato il momento con Danny che si è arrabbiato, magari ne parliamo dopo, e qui che la tua figura è molto importante, che tu riesci comunque a tranquillizzare, no? Sì, io non faccio niente di eccezionale, però cerco di tenerli calmi, perché a volte non è neanche facile, poi a belle regionali magari ne parliamo dopo, sì, però sì, 4 partite in 2 giorni o 40 gradi ci può anche stare un po' sì. Di nervosismo nonostante il risultato buono per noi. Quindi. Ah, ci dicono che l'audio è malissimo, continua a essere male l'audio, ancora? Allora, non vorrei che va in conflitto con questo, vediamo un po' se adesso stoppando, vediamo se va meglio, dateci dei feedback sull'audio comunque ragazzi, ancora, abbiamo fatto adesso una motivazione. No, sì, modifica, beh. Allora, detto ciò, proviamo ad andare avanti comunque, io qui più che abbassare, magari dopo sentiamo Simone. E ad ogni modo, scudetto insomma, in archivio, diciamo che avete vinto 2 scudetti e una coppa abbastanza agevolmente, forse in coppa l'unica partita veramente sofferta, è stata con i Pava Boys in semifinale, sì, no? È stata una partita molto difficile con i Pava Boys. E poi vi proiettate a queste regionali. Noi eravamo diagnosticate come una competizione difficilissima, però in realtà numeri alla mano. Noi abbiamo avuto nelle varie partecipazioni ai finali regionali, abbiamo avuto sia tra calcio 5 e calcio 7. È vero che ci siamo sempre arrivati male a livello organizzativo, no? Perché ci fu un anno con i Black S, ricordo che vennero un
Carmelo, Caromani e tutto, però lì appunto dal lato nervoso, per questo vi dicevo attenti, attenti, ci sono dei gattini rossi svolazzati a destra e manca. Quest'anno mi viene a dire, forse sì, il livello è meno alto rispetto all'anno precedente, anche se è che voi siete di un livello molto alto, a livello di mentalità, a livello di, no, di tutto. Allora, al di là della partenza, dei primi due minuti che eravate sotto nella prima partita, poi avete avuto, poi sulla finale ne parliamo dopo, avete avuto un percorso prettamente in discesa. Sì, sono sincero, mi aspettavo un livello più alto, questo è vero, anche se c'è da dire che per dire il girone del San Giovanni Bosco secondo me era un livello alto. Noi magari siamo stati fortunati sul sorteggio dei gironi, la prima partita abbiamo faticato i primi minuti, però appena abbiamo preso le misure agli avversari e tutto, il girone è stato abbastanza semplice, dato la finale che è una partita a parte, comunque ci conoscevamo tutti, quindi è stata una partita molto difficile, però il girone, il nemico più grande diciamo che è stato il numero corto di giocatori e il caldo, più che altro, quattro partite in due giorni così non è facile. Poi hai giocato la prima partita, dici tre quarti, sì. La peggiore forse c'è avuto il San Gianni Bosco a mezzogiorno, sicuramente. Poi hai giocato la prima partita del pomeriggio, alle quattro, sì. Quella... Non è stata pesante, però ritmi blandi proprio. Poi la mattina di domenica, per assurdo, secondo me non vi è andata male col fatto che l'avversario come se non si è presentato, perché sì. Comunque vi ha fatto gestire le forze in relazione al fatto che poi il San di Bosco è una partita in meno, quindi come... Sì, come sì. C'è una... Aspetta un attimo, voglio chiedere a Simone se il problema sì. È risolvibile. Audio. Simone, ci dicono la regia che l'audio si sente malissimo, cioè il pubblico. Io provo anche un po' a bassa il livello, però mi dico che Vascatti e... Continuiamo a chiedere feedback intanto. Dicono che l'audio scatta ed è bassissimo. Metto una canzone, c'è anche. Ah, mettiamo un piccolo break intanto. Le labbra fanno la differenza in un volto, in un viso. L'estate fa strani scherzi sulla bocca, in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il posto del cuore. Controvento senza un filo di trucco, le ragazze son belle. Fanno la differenza in un volto, in un viso. I campioni fanno il fuoco a Ibiza con la testa a ritiro, forse all'ultimo cocktail. Mentre al massimo io vado in giro dentro un paio di box tra la luna e il salotto. Questa notte sono io che sono rotto, c'è una canzone. Ci riproviamo, voi dateci feedback, anche perché stiamo facendo una chiacchierata molto bella. Dino Marzioni spero che arriverà in giro di Natale più o meno, vediamo se ci danno dei feedback. Intanto noi proviamo a chiacchierare a braccio, poi al massimo ci perdoneranno. Dove eravamo rimasti? La finale. Ah, innanzitutto c'è una fotografia, se
secondo me, finito in questo argomento, vediamo se va bene l'audio. Bene? Perfetto? Ti danno ok la regia? Ok, andiamo avanti. Ok. Anche qui arriviamo a un punto che mi piace particolarmente, no? C'è stato un momento in cui i social, diciamo, anche ieri hai visto la reazione di like, sì. Bella come cosa, sì. Che comunque una squadra come voi che vince tanto, a Terni dopo un po' diventa non simpaticissima, come è giusto che sia, no? Cioè a Terni, in qualsiasi campionato, sì, una squadra sì, vince sì, tutto. Sì. Però questo vostro viaggio, no? Verso una incredibile cavalcata nazionale, in questo momento il CSI conta qualche migliaio di squadre in tutta Italia, voi in questo momento siete tra le prime otto, che comunque vada sarà un risultato straordinario, vi ha fatto, diciamo, no, trovare questo grande calore intorno a voi, e al tempo stesso, riagganciandomi ai regionali, è stato molto bello il momento nel quale tu e Samuele, insomma tutti voi che erate assivati dal campo, esultare per il San Giovanni Bosco. Lì che è scattato, visto che siete sempre stati rivali sportivamente parlando sul campo, ma lì stavamo sentendo la partita anche noi, cioè non ci fregava molto di chi affrontava in finale, diciamo. Lì è stato proprio, ci siamo fatti prendere da Eternani che erano in noi più che altro, quindi è stata una cosa spontanea il gol di Altobelli, se non sbaglio. Sì, sì. Era una partita molto bella e tirata, quindi ci siamo fatti prendere da Eternani che erano in noi. E poi va detto che avete, come si dice, vissuto una finale che non c'è mai stata per una questione di centimetri, no? Quella col San Giovanni Bosco, sì. Scudetto non c'è mai stata, perché il San Giovanni Bosco ha perso due semifinali di Scudetto e quindi ora siete andati in regionale. Che partita è stata? Perché è stata una partita che al netto del risultato, permettimi di dire, cioè giusta la vostra vittoria, però forse il risultato, per premiare la prestazione loro, un po' più rotondo del normale, cioè nel senso poteva finire 3-1 per capirci, insomma non, era una lode al San Giovanni Bosco. Sì, no, ma era una finale che ci aspettavamo, perché quando vai a fare una finale con una squadra che ti conosce, noi conosciamo loro, l'avevamo anche impostata in questo senso, più attenti alla fase, a non prendere gol più che a farlo, quindi siamo stati bravi nelle poche occasioni che abbiamo avuto a fare gol, ma è la partita che ci aspettavamo e è andata bene, è stata una bella partita secondo me, anche se con pochi gol, ma partite che mi piacciono, questo a me. Ah, io preferisco un po' di gol storicamente, infatti se la fine di Scudetto finiva 19 lo ammazzavo, però al netto di... Tu le preferisci perché fai prima a Montevideo? Bravo. No, ma in generale le preferisco perché mi piacciono più la parte tattica della partita, sì. Però voi c'avete secondo me un'esplosività offensiva talmente grande che vi porta a offendere il più possibile e a portarvi davanti, perché c'è quel mostro di Danny, no? Ecco appunto... Che in finale non ha fatto sicuramente una delle sue migliori partite, no, però è... Vero, per assurdo. Però qui subentra il resto, cioè che dire che in quei tempi sono soltanto Danny Gabrielli è un'eresia. No, cioè, sicuramente Danny ci ha dato una spinta, cioè, ecco qua, ecco di noi. Ci ha dato una spinta in più, nel senso che quei 4-5 gol a partita in più sono importanti. Ma anche la mentalità, perché comunque secondo me lui è cresciuto tantissimo rispetto anche allo scorso anno per quanto riguarda la fase difensiva, sì, e l'aiuto alla squadra, sì. È cresciuto tanto. Ma vuoi entrare? Sì, entra. Ah, sì? Ok, allora facciamo entrare il stacchetto musicale. Nella storia che sanno tutti, Maradona è meglio di Pelé. È meglio di Pelé. Sogna bestia, una pioggia tropicale, dove siamo soli, tu inizia a ballare, io ti vengo adesso, ritmo animale, baby siamo in aria, siamo pronti a... Ok, break musicale già finito, certo. E arriva il nostro carissimo Lorenzo Marzioni. Lorenzo, stiamo facendo un piccolo... recap della stagione di Wade Davis, diciamo, ci vorrebbe però 3-4 ore. Sì, infatti siamo partiti a fine di Scudetto e Clausura, visto che non l'abbiamo trattata, e siamo alle ore regionali. Dino, che ti ha sorpreso a te del percorso regionale dei Wade Davis? Mi ha sorpreso l'intensità che sono riuscito ad avere nonostante i 102 gradi Fahrenheit. Non ci riuscivo io che stavo a fare delle cronache, come ci sono riusciti loro non ce ne ho idea. Sì, noi a un certo punto eravamo stanchissimi. No, sì. Non so, cioè, neanche abbiamo fatto le birre sotto il sole, non aiuta, no? Fortunatamente la birra vive. No, non abbiamo mentre eravamo in viaggio, noi ci siamo detti, non abbiamo fatto
fare anche l'intervista, perché non vediamo l'ora di tornare fresco da qualche parte. No, ma vabbè, anche noi però. Non tutti, infatti tutti. Anche voi per i festeggiamenti era rallentatore. C'era solo dentro gli spogliatoi noi. Giustamente c'era l'acqua vicino, c'era un clima diverso. Senti Lorenzo, invece gli chiediamo di ieri. Ieri c'era questo primo spareggio, diciamo, verso il percorso nazionale. Ieri, innanzitutto vorrei chiedere, c'erano almeno le panchine su questo campo? Sì, c'erano le panchine, erano anche coperte. C'era un passo, grazie. Erano anche c'era coperte. Anche un bar, così lo si chiama pure, magari. No, non c'era il bar. Grazie al CSI che almeno stavolta le panchine ce l'ha. Allora, la struttura però mi ha parlato bene. Del campo. No, del campo. Al campo, esatto. Allora, finali... adesso questa fase, la fase interregionale, dopo la vittoria del titolo regionale, intanto precisiamo che Terni non ha mai vinto il titolo regionale, quindi già questo ci hanno portato nella storia. Esatto. Anche il San Giovanni Bosco, la finale un po' ha ricordato Juventus-Milan, scusa Riccardo, niente questi ricordi a te, quando ti parlo di triplete, Juventus. Fortuna l'ho fatto un triplete, l'hai compensato, sì. E poi dove sei stato protagonista in prima persona, quindi... Meglio ancora. E non so se baratteresti il triplete della Juve col triplete dei White Devils. No, vero? Okay. Cioè, lo vorrei pure quello della Juve tanto, ecco. Però cioè... Vabbè, e comunque ad ogni modo c'è questa fase interregionale dove i White Devils hanno sfidato la vincente di Abruzzo e Marche. L'Abruzzo ha perso 10-1 con le Marche nel match del giorno precedente, di sabato. Voi l'avete vista questa partita? No, ho preferito rimanere al mare. Ci ho pensato tanto, mossa però... saggia. Giusto? Anche che siete partiti il giorno prima, quindi sì, adesso la state un po' vivendo come una grande avventura a tappe. Piccole vacanze. Esatto, piccole vacanze di squadra. Ho visto anche Belfiore, nonostante la sua stagione sia finita. Sì. Belfiore è un grande uomo gruppo. Dispiace che ha saltato tutte queste finali, queste partite importanti. Dispiace prima di tutto a lui. Però magari l'anno prossimo mi sono non ci va a fare altre finali. Va detta anche una cosa. Che... Esatto, che noi abbiamo vissuto intensamente fino a ieri a Siviglia. Belfiore è anche stato poi, ecco, piccolo spin-off, l'uomo della rinascita degli insegnanti dei White Devils. Ma tu eri più lui che me. Tu eri portato a mollare 2 anni fa. Sì. Raccontaci questo passo indietro, poi andiamo avanti. Ma fino agli ultimi giorni, poi forse l'ultimo... 2 stagioni fa. No, sì. 2 stagioni fa. Sì, fino a pochi giorni prima della partenza, cioè prima della fine delle iscrizioni, stavamo fuori noi. E poi Belfiore ha fatto un giro di chiamate, ha convinto tutti, compreso me, a riprovarci. E comunque il gruppo c'era, però eravamo esausti dalle tante defezioni, tante partite in 5, 2 multe perché non ci siamo presentati, abbiamo rischiato la squalifica. L'escursione dei campionati. Per fortuna però alla fine ci siamo riscritti, è andata abbastanza bene, diciamo. Ah, a volte per arrivare al paradiso c'è bisogno di fare una piccola sosta all'inferno, sì. No? Invece, tanto sei profondo. Beh, la vacanza siviliana mi ha dato... tanta profondità. Mi ha dato tante emozioni. E intanto in questo senso invece colleghiamoci a ieri, mentre noi eravamo in aeroporto e ci giunge la notizia, 6-2 secco. Allora raccontaci com'è andata questa partita contro questa squadra che si è presentata come dei colossi, no? Sì, no, ma è una squadra fortissima secondo me, cioè nel senso noi abbiamo fatto forse la miglior partita della nostra storia, perché loro sono una squadra sia federale sia del CSI, quindi l'anno scorso hanno vinto la C2. E quest'anno fanno la C1, non so come sta andando, però ecco, si sono presentati al gran completo, dirigente, allenatore, riscaldamento proprio da squadra professionista, mentre noi li guardavamo e facevamo 2 passaggi così. Però alla fine è andata bene, siamo stati subito in partita, la partita è stata tirata al primo tempo perché siamo andati 1-0 noi e hanno pareggiato dopo 10 secondi appena hanno battuto, hanno preso un palo dopo 2 minuti, quindi lì ci ha detto anche un po' di fortuna. Poi Danny ha fatto un gol spaziale su punizione che ci ha messo la partita un po' in discesa, perché un conto è se la comandi te una partita contro una squadra del genere di tutti i calcettisti, e un conto se vai sotto, perché se vai sotto e si mettono a difendere come sanno fare le squadre di calcetto non è facile. Invece la partita è stata in discesa. Ho visto anche un Arienzo in grande condizione. Arienzo ha fatto un'ottima partita, sì. Arienzo, possiamo dire, ha fatto una grande stagione. Sì, nel senso. Sempre sottovalutato. È molto, troppo sottovalutato, l'abbiamo detto più volte questo. No, poi voi avete avuto anche quest'anno. Ha anche migliorato negli anni. Migliorato. È un portiere che dà sicurezza, insomma, a squadra. Visto che ci siamo, Riccardo, perché la domanda ci sorge spontanea. Danny rivincerà nuovamente il pallone d'oro? E soprattutto, Danny vincerà anche quello del calcio a 7? Quindi, primo anticipo è che Danny è nominato in tutti e 2 i palloni d'oro. Okay. E oggi partono le votazioni.
la seconda domanda, Danny verrà a cena? Danny verrà a cena. Oh, beh, già, questo sono contento. Niente collegamenti scarsi. Beh, dai, no, un po', non brutto. Allora, intanto nominiamo, diamo i nomi dei pallone, del pallone d'oro. Andiamo con le nomination, che in esclusiva, ah, in radio, sì. Bizzarri sta in attesa delle nomination, no? Bizzarri, eravamo indecisi. Ci viene, Te lo faccio leggere a te, perché qui uno di noi due, però non ti dico chi, si è sbilanciato più per il 9 e premiando un altro. Voi avete tre nomi. Io come tutti. Io mi sento di dire che è stata fatta una scelta di cuore. Sì. Era indecisi, eravamo soprattutto indecisi per l'attaccamento alla maglia. Sì. Che comunque che Bizzarri è uno che c'è da più male. Sì, assolutamente. Ce l'avrei messi entrambi. Io poi so de parte, ma è difficile chiederlo. Però dopo creiamo un problema a te. Ah, sì. Con quattro nominati. Ma a me li create comunque. Cioè, eh no, senso, adesso è facile. È un voto, un voto, un voto. E dopo il problema. No, adesso quattro nominati. Sì. Perché come funziona il regolamento? Ricordiamolo sempre. Il pallone d'oro lo votano tutti i presidenti. C'è una prima schermatura di voti. Noi c'è sempre la convinzione che dietro c'è il magheggio, no, di rompiere. Non ce ne frega niente. È un'altra di quelle cose come i palloni, gli, sì, arbitri. Ce ne frega niente. Nel senso, siamo contenti. Possiamo dare una nostra preferenza. Ricordare qual è lo spirito del pallone d'oro? Non è necessariamente... l'unica cosa che frega a noi è che chi viene, che arriva in finale deve venire a cena. Ah, certo, venerdì sera a Gran Gare. Ce ne dà la soddisfazione. Perché, poi... perché quest'anno c'è anche il presidente nazionale del CSI. Attenzione. Grande notizia, Vittorio Bosio, il presidente nazionale del CSI, sarà presente. È una vita che lo vogliamo incontrare. Eh beh, io lo incontrai qualche anno fa quando ancora non era presidente nazionale. Vabbè, era candidato. Vabbè, sono VIP, scusami tanto. E dicevo, adesso andiamo con l'elenco nominati. Ricordiamo un paio di aspetti importanti. Il primo: il voto del pallone d'oro non si basa, secondo la nostra, poi ovviamente ognuno vota come gli pare, si basa principalmente su, guardando la stagione, cioè il percorso fatto nella stagione da parte di un determinato giocatore e l'impatto che un giocatore ha dato nella stagione. Noi nominiamo almeno un nominativo per squadra, poi nelle squadre che si sono distinte durante la stagione con risultati sportivi importanti ci sono due o più nominativi. Più di tre non abbiamo mai dati sul pallone d'oro generale. C'è la Guedes, bisogna cioè, nominarli quasi tutti. Ovviamente. Questa è la nostra idea. C'è una prima schermatura di votazioni che avverrà fino a mercoledì di tre voti per presidente. È chiaro che presidenti come Busetti ce ne hanno tre, vota i suoi giocatori normalmente di prassi. Però per esempio le squadre però le squadre si fa predatti. Le squadre che hanno soltanto un candidato dopo danno altri voti. Poi una volta che c'è l'elenco di tre più nominati oppure ci sono degli ex aequo 4-5 nominati, ci sarà una scrematura finale dove si riazzerano i voti soltanto definiti ai finalisti. Questo è il concetto. E vale sia questo sia per il calcio, per il calcio 5 e calcio 7, che per il miglior giocatore, che il miglior portiere, che sono le due categorie distinte. Detto ciò, andiamo ai nominati, così mi dici ecco, anche... Ecco, io tengo più per dire a un miglior portiere a Rienzo, che finalmente se lo meriterebbe, secondo Hai me. Hai la possibilità di fare propaganda elettorale. Adesso andiamo. Andiamo. Allora, parlando del calcio 5 abbiamo Gabrielli, Dodai, Belfiore, Daniele Mastarelli e Poggiani per il San Giovanni Bosco, Paragnani e Marchetti per il Castro, Alessandro Marsi per il Caffè Noir, Alessandro Carollo, mamma mia che bellezza, Alessandro Carollo è arrivato il Cex. Alessandro Carollo... lo vedo carico. Bella maglietta, devo dire. Ti piace? Gira di Cex. Secondo me lui è indiscusso il miglior arbitro, credo. Alessandro Carollo e Michele Viali per i Liverpool Ares, Galletti da Dolce Vita, Mellini Mirko della New Team, Lorenzo Carrino dei Papa Boys, Andrea Caromani per Aston Birra, Vincenzo Casante del Real Famiglia Amelia, Alex Toscani per il Cantuccio, Federico Ricci per il Bonus Nai, Proietti Alessandro del Conad Arca, Guidi per il Voodoo People, Schneider per il Gambaletta, Vincenzo Di Maro per il Pastor Conad, Maccaglia per il Sambucetole e anche Marco Proietti per il Sambucetole. Doppia promozione. Sì. E Andrea Costu dei Black Cats, Rizzi Giovanni della New Terni United e anche Campisi della New Terni United, visto la loro promozione in Serie A, e Lorenzo Calzoni del Cospea, Buzzi Andrea per quanto riguarda Villarreal, Antonelli Old City, Rizzi Giovanni, l'omonimo, due Giovanni Rizzi dell'Albiseleste, Ludovico Giachetti per il Piedilugo, il Macrut Pestas, Tamburrini per Arnolds, Maurini dell'Arcistufo, Giovannetti per l'Inps, Papi per il Centro Visioni Gatto, Mattia Renzini per gli esterni, Bartolini Anonymous Team, Scrignani, Panzainaikos, Falocco per il Rosco, Luciani per la Civicchia, Fiorilli, Filippo Alessio Fiorilli, Squirt, sì, Alessio Luciani, Filippo Fiorilli, Squirt Park Rangers, Conti per il Casali e Sperandio per Arrone. Questo per quanto riguarda i giocatori. Portieri, abbiamo Mustafa della New Team, Samuele Rienzo
dei White Davis, Massarelli di Papa Boys, che secondo me è uno dei candidati alla vittoria insieme ad Arienzo, Ortolani del Real Flavia Amelia, Micciani del Voodoo People, gran portiere, Trecastagni, che ha fatto anche lui una doppia promozione con il Zambucetole, Nataloni dell'Arnolds e Morresi per il Beverly. Questo è l'elenco dei portieri. Di sconfitte, vabbè, questa è una schiatura molto ampia. Non è neanche facile. Perché devi vincere Arienzo? Scusate, perché hai vinto tutto? Mi fa chiaro, però. No, perché secondo me se lo merita, ma non solo questa stagione, per quanto mi ricordo, è tutto il percorso. Sì, c'è sempre stato, nonostante abbiamo cercato di essere anche altri portieri per farlo giocare un po' di meno, perché non è neanche facile venire a giocare tutte le partite, fare le regionali, interregionali. Lo merita sia per le vittorie di squadra, ovviamente, che anche grazie a lui sono state raggiunte, perché partite come ieri, se non hai un portiere affidabile, non è facile. Dino, invece tu chi vedi come outsider di Arienzo in questa corsa al portiere? Massarelli credo sia lo sparring partner, come si suol dire. Anche perché allora, devo dire che è una lista di grandi portieri, Mustafà, giovane, fortissimo, Ortolani, non lo scopriamo di certo quest'anno, nel senso ci sono tanti bravi portieri. Nataloni. Però, sembra tutta gente che ho purgato ex quegli anni, però tutti i purgati. Sì, no. Super giusto. Micciani. No, Micciani ha purgato quest'anno? Arienzo gli fece anche due pallonetti, sono per quanto sei pazzo. Tanti anni fa, quando ero ancora giovane. Senti, invece nei tre calciatori chi può... Vabbè, calcia 5 non ho dubbi. Solo perché ho smesso di allenarmi, però Danny fa un altro sport. Calcia 5 non ho dubbi, come non c'era l'anno scorso, dai, anche l'anno scorso. Onestamente nel calcio a 5 io però l'anno scorso comunque c'era Federico e vinto, ha fatto due campionati di promozione, però guarda, lo diciamo noi da amici di Federico, siamo stati in vacanza fino agli ultimi 4 giorni. Però no, io dico solo che l'anno scorso c'era più lotta. Sì, c'era più che altro che poi Dani ha perso squetta all'ultimo. Quest'anno magari... vedo più lotta a 7 che a 5. Andiamo a vedere i candidati a 7, che sono Gabrielli e Dodai del Dream Team e anche Marigliano del Dream Team. Quindi anche qui abbiamo la Lo squalo. Pasteri e Colasanti per l'Aspico Calcio, Li Gobbi e Falsini per il Torrorsina con Andarca, Maturi, Astolfi per quanto riguarda il Collitto, Sacconi della Dolce Vita, Virgilio di Sparta, Di Patrizi e Talarico per il Che Dici, Formichetti e Di Maro per la Storia, Contessa per il San Giovanni Bosco, Isaia Bolla per il Golli per il De Muru Track Service, ancora Giachetti, ce lo ritroviamo lì, Ferretti del Villarreal, Gaggia del West End, Timofte e Ciocan della fantastica storia della boutique del caffè, e Alessandro Carollo per il Liverpool, Bled Argioni del Realmente Pazzi, Giogli del Flavia Amelia, Tozzi per quanto riguarda il Real Tenny, Andreani del Colli sul Velino, D'Agosto per il Cosmopolitan, Picecchi che ha vinto la Mitropa Cup con i Pembroni in California, Merini per la Prodiretta, Christopher Costantini Desperados, Marc Antuoni dell'Amaroso e Davide Bastagrilli, un voto d'affetto per il Cospea, vai mica. Nel cuore, Davide. I portieri, ovviamente i portieri. Importante, qui facciamo fare una predizione. Ci sono anche i portieri. Sì, sono di meno rispetto a calcio 5, sì. Sono Lionetto dell'Aspico Calcio, Federici della Dolce Vita, L'Istante del Che Dici, Apostu della Boutique del Caffè, Casavecchia del Real Terni e Perona del Cosmopolitan. Tu Dino qui, chi ti piace? Il nome di Ingrifa? E perché proprio Danny, no? nel calcio a 7 a me un giocatore che piace tantissimo è Pasteri. Pasteri ce ne stanno pochi, i calciatori. La differenza sta nel fatto che Michele Pasteri è un grandissimo giocatore del calcio a 7, uno dei più forti secondo me, per la testa, intelligenza tattica, per la testa e per la tecnica, perché anche tecnicamente insomma stiamo parlando di un giocatore di prima categoria. Danny è tipo un asteroide, cioè è impattante in tutto quello che fa. E... Riccardo, dici la frase quella che ha detto ai regionali sul che ha craccato, no? Sì, Danny è un giocatore che secondo me poteva calcare altri palcoscenici, però per motivi lavorativi e altri ha deciso di craccare la maturità. Effettivamente sì. Non solo al Danny League, gli piace un po'. Cioè, diciamo che ovunque va Danny arrivano coppe, mi sembra, quindi ma in qualsiasi torneo fa, anche fuori dal CSI. Onestamente, nel calcio a 5 ha una situazione rodata, no? Ormai... avete fatto un percorso per arrivare a quello che siete adesso,
che è stato fatto anche di sconfitte, però siete un gruppo unito, è quello, una squadra che gioca insieme ormai da 2 anni consecutivamente, sempre quelli, che c'è, si vede proprio che c'è una consapevolezza nei prossimi mezzi che già vi fa partire con 1 o 2 gol di vantaggio rispetto alle altre squadre ogni volta scendete in campo. Nel calcio a 7 forse è stato ancora più paradossale, perché Dani ha giocato con una squadra che comunque sia è arrivato a gennaio, se non erro, è arrivato in corsa. No, era stato destinato prima, però, sì, però ha giocato poco. Ha iniziato a giocare in clausura, si può dire quasi. A fine apertura, clausura. È arrivato. Nella finale dell'apertura, primo tempo, messo esterno, io rispetto tutti, però mettere Dani Gabelli a fare esterno non esiste. È un po' una cosa brutta. Nel secondo tempo è stato messo lì tanti, ha fatto 4 gol e ha vinto. Arriva a fare la finale della clausura, parte dalla panchina, infortunato, onestamente. Danny che gioca così non l'ho mai visto, nel senso, ha puntato raramente l'uovo. Si idea che era anche un po' titubante. Danny al momento sta al 50%. Al 50%, comunque quando ha deciso di girarsi una volta, patatrac, alla fine. Quindi è proprio impattante. È impattante all'assurdo, cioè dopo ci stanno tantissimi giocatori, perché Passeri e Colasanti, tutti e due, c'è Passeri che sono 3 anni, 4, quanti anni sono? Nel calcio a 7 sarà lotta a 2 tra Danny e Passeri, sì, credo, ma perché Michele, sì. Comunque 2 finali se non sbaglio, nonostante la perse. Michele aveva detto una cosa, il trascinatore vero di questi sì, da sempre. Sì. Anche nei momenti bui che l'astico poi quello ho detto è più facile che Danny lo vinca a 5 e lo perda a 7, ci può stare a 5 mi permetto di dirlo, mi sbilancio, a 5 sarebbe un dramma se non vince, sarebbe una cosa illegale, però il voto una ripicchetta ma quello ci staranno sicuramente, profumerebbe di quello, diciamo, sì, mettiamola così onestamente. Mentre a 7 devo dire, mentre a 7 la lotta dei portieri, sai che ci sono 3-4 nomi interessanti, cioè Federici che è molto bravo, anche se la stagione da Dolcevita non è stata la stagione è un po' sottovalutata, Leonetto che è cresciuto tantissimo, secondo me Leonetto e Federici sarebbe il coronamento di 3-4 stagioni veramente ad alto livello, Trocchi anche all'istante, l'istante è fortissimo, a posto, comunque hanno fatto questo percorso, la boutique e il caffè molto bello, sono tutti bravi per stare in quell'elenco, certo. Leonetto ha fatto una gran finale, ma è cresciuto nel calcio a 7, è cresciuto tantissimo, tanto. Senti, adesso invece vi riposate per la Summer Cup, no? La decisione viene comunicata dopo appena la vittoria dei regionali eravamo pronti ma anche perché a questo punto perché non pensavamo sapevamo di giocarci nei regionali, ma non pensavamo pensavamo neanche al percorso dopo, adesso il 30 a Roma, quindi è meglio che la Summer Cup è... domenica 30 alle 11 di mattina a Roma, sarà una giornata freschetta, di partita Ostiense, una bella trasferta nella capitale, poi una bella cacio e pepe, io mi sembra che andiamo tutti a Fregiano a mangiare il pesce, vedi. Anche voi. A quel punto penso che si fa a mani e pesi, sempre competitivi. E si dicono, ci hanno detto, almeno questo ci disse Alessandro Rossi del CSI, che vedremo venerdì a Gran Galà. Ma devo dire che non ha azzeccato. No, però ci ha detto una cosa. Perché lui parte sempre con Terni non ha mai vinto. E ne abbiamo vinto. Terni perde sempre lo spareggio. Vero, se no deve l'Umbria perde. L'Umbria perde sempre lo spareggio. Mi sembra che... Ha detto però il grande ostacolo sono Lazio e Toscana. Questo è quello che hanno detto. Lazio e Toscana fanno contro Sardegna questo triangolare. La vincente contro la Sardegna. Sì. La Sardegna è un turno avanti come noi. Quindi Lazio e Toscana contro e chi vince contro la Sardegna. La Sardegna potenzialmente può fare 3 partite in 3 giorni. Perché se la Sardegna non credo gli fanno avanti indietro. No, no, la Sardegna gioca contro la vincente Lazio e Toscana il 29 a Roma. Due partite. Se vince 2 partite perché quante trasferte gli fanno fa. Non so se a loro pagano la trasferta, penso. Spero di sì per loro, perché comunque sono trasferte importanti per loro. Già lo sono per voi. E poi c'è l'eventuale ritorno romantico che piace tanto a Dino, a Chianciano Terme. Mi piacerebbe finale contro la vincente del Sud. È molto... Caliere. Loro sanno il girone a 6, ho visto. La Sicilia, Campania... Allora, ti dico, per tradizione il CSI è molto radicato al nord. Tradizione. Infatti cioè, il nord c'ha 2 semifinalisti. Bergamo, cioè il numero di maggiori squadre che vengono dal nord. Quindi quello va detto che è un pochino più... Però una finale col sud è intrigante. Sarebbe bella, sicuramente sarebbe bella. Sicuramente mi ispirano una del nord con il centro e un'altra del nord con il nord. Nord contro nord e centro contro sud. Quindi a finalista deve stare al nord per forza. Una del nord. Quindi una semifinale è Lombardia-Piemonte e l'altra Emilia-Romagna. Quanto ci state facendo la bocca? Questo?
questo ormai... piccolo sogno. Ormai siete le prime 8, insomma, quindi... Abbiamo fatto tanto, quindi come va va ormai, però anche ieri comunque eravamo un po' intimoriti dall'avversario, a vederli così comunque una squadra... Danny e Emiliano... Emiliano mi dice sempre, con la sfocchia, con la sfocchia che c'hanno, voglio bene. Emiliano, Emiliano soprattutto. No, Danny neanche troppo. No, Danny no, è più... Emiliano però ormai mi mette tranquillità con la sua sfocchia. Mi mette un po' di sicurezza. Se la può permettere. Però ieri con tutta tranquillità ce la siamo già detto... Comunque, per vincere queste maratone c'è bisogno anche... No, anche, c'è bisogno soprattutto di un certo fisico allenato. Nel senso, sì, il Real Café Noir che si è presentato alle ultime due competizioni, con tutto il bene e l'amore che noi proviamo per loro, il Café Noir che si è presentato a queste due regionali, aveva una bella squadra qualitativamente, no? Dino, cioè, beh, sì, però fisicamente non ci si avvicina. Un Eroli, per quanto è un bel pivot, non riesce a gestire tutte quelle partite in pochi giorni. Stella uguale, che... Mastarelli pure. Quindi... Dodai. Bizzarri. Bizzarri e Gabrielli sono tre forze della natura. No, Bizzarri... Bizzarri è un animale, attualmente è penso un animale, non lo so. Sì. Ieri ha marcato un giocatore, penso, di 2 metri, grande, non so, alto più di 2 anni, grande, proprio fisicato e non gli ha fatto tocca palla. Invece Thomas come sta? Tommy ci ha dato... L'ho visto molto motivato. Sì, molto motivato, ma ci ha dato tanta esperienza, perché comunque il fisico è quello, 36 anni sono tanti, però magari arriva a 36 anni come lui, soprattutto, ma... L'agilità, la velocità non è più quella di 10 anni fa, però c'è da tanta esperienza. Ieri abbiamo giocato con lui davanti, Danny e Emiliano esterni. E comunque quando dai dalla palla a Tommy, palla in banca praticamente, non gliela leva nessuno. Senti, oggi parte invece, oggi parte la Summer Cup, no Riccardo? Visto che sei, diciamo, fuori da questi giochi. Visto che questa non la vinci. No. Perché non partecipi. Ti dico l'elenco delle squadre. Ma saranno contenti, cioè. La dolcita non vedeva l'ora di pronto. Allora, vediamo l'elenco delle squadre del calcio a 5 e del calcio a 7 del Summer Cup, e poi facciamo la tua previsione. Mi dai l'elenco delle 2-4 finaliste. Dai, mettiamola così. Papa Boys, Fravi Cantuccio, Ares, Beverly Hills, Arnos, Conad Darka, Stas, Panathinaikos, New Zealand United, Gambaletta, Old City, San Gianni Bosco, Esterni, Marosso, La Dolce Vita, Centro Divisione Italia. Chi ti intriga? Beh, io vorrei sapere il mercato di Papa Boys, visto Papa che l'hai descritto. I Papa Boys hanno una bella squadrina. Hanno preso Lorenzo Fabiani dal Borussia. Hanno preso Batman Palermi. Batman Palermi. Quindi hanno preso mezzo Borussia. Okay. No, beh, hanno preso gente buona. Ma New Zealand United ha preso Federico Ricci. Quindi squadra che continua a essere esclusiva. Comunque, si è dimenticato che i Papa Boys hanno fatto una corte sfrenata anche a me. Corte sfrenata. Giustamente. Sfrenata. Io ho bloccato Danny. Ho detto non accetto offerte. Beh, è giusto. Anche giusto. Ma io credo abbia fatto un migliaio di partite quest'anno. Sì. Più. Ma lui glielo farebbe comunque. Sì. Lui era l'unico che mi diceva sempre sì, fammi. Poi abbiamo, no, devo dire che c'è, io metto, Fravi Cantuccio mi intriga come beh, penso che il San Giovanni Bosco è una tra le favorite, visto il percorso e un questo, grande gruppo. Secondo me queste regionali gli hanno dato quel qualcosa in più, quel San Giovanni Bosco. Sì, gli hanno dato quel motivazione. Consapevolezza e la Dolce Vita, ovviamente, perché è sempre un'ottima squadra. Che nostra bestia nera e Papa Boys e poi non so l'Ares, ecco l'Ares. Il Liverpool, l'Ares quest'anno secondo te che cosa è mancato? Noi ti ricordo, non so se hai sentito la radio, noi all'inizio campionato mentre facevamo in radio il gioco, io li davo come, ecco, il gioco delle vostre rivali, pensavamo che io ho sempre squadra... dato come nostre rivali principali Dolce Vita, metto sempre come noi. Il Liverpool e San Giovanni Bosco davo come, visto che poi il girone d'andata del Castrum, che nessuno, no. Io te l'avevo detto però ai tempi, che occhio al Castrum perché il girone di ritorno ha perso solo con noi, se non sbaglio. Al Castrum gli è mancato qualcosa, sì, gli è mancato qualcosa secondo me. Perché sono un'ottima squadra secondo me, cioè un ottimo gruppo. Però Castrum, ecco, io davo come favoriti per i playoff insieme a noi la Dolce Vita e Liverpool. Che però penso sia mancata un po' di presenza, organizzazione, qualche giocatore in qualche momento importante. Forse quello più la Dolce Vita, Liverpool più, sì, che la presenza e l'organizzazione, so, è mancata un po' la testa. La gestione di alcuni momenti delle partite sì, un po' di nervosismo, di troppo anche un po', con noi ci ho fatto caso, un po' come la di voi qualche anno fa, no, che tendevate a staccare la spina. Beh, anche una società che si è creata praticamente quest'anno da due gruppi e quindi ci può anche stare, ci vuole tanto. Ma con 47 gradi all'ombra come si fa a stare con una maglietta di calcio sintetica come il nostro radio Cencacci, che è qui veramente meraviglioso. C'è anche il pantalone, secondo lungo. Me sta meglio di me comunque, ecco, dentro sono io, adesso so, qui dentro stiamo, ma il ventilatore ormai è regalato. No, sì ormai non è più, ma sai, manca poco ormai, cioè, siamo ci stringono tutta. Le idee. Riccardo invece c'è il presidente Raffaella Salvatini che
ma ci segue. Vi segue, ma deve anche pagare. Ormai gli piace essere alzato in aria da Dai, Gabrielli, Belfiore. Ci ha preso confidenza. Però deve pagare pegno, perché insomma, ha fatto una promessa. Sì, penso la mantenga, non mi ha dato conferma, però penso che la mantenga, spero. Quindi, anche che se vuole mantenerla anche per le nostre fidanzate, visto che le portiamo, siamo appello più contenti. Del presidente Bussetti, se no, il presidente anche Sabatini. Solo per i giocatori, vabbè. Siete una quindicina di persone, mi sembra, capito? Sì. Beh, quindi una bella storia, anche perché insomma deve alzare un paio di Toto quiz. Ce la faranno i nostri eroi quest'anno a fare il Gran Galà all'aperto? Questa è la vera domanda. Vediamo il medio live, quello che ci propone. Medio live. Senti, Dino, invece del calcio a 7, non abbiamo parlato della Summer Cup calcio a 7, che propone Maroso, Prodiletta, Tor Orsina, Desperados, Cosmopolitan, Perticara Club, Campetto, che è una nuova squadra, Genius Lab, nuova squadra, che dice Anonymous Team, Drink Team, Cospea, il Cospea del calcio 5 si sposta a 7, prevedo lunghi pericolosissimi Western, Liverpool, Sparta e De Muro. Chi vedi in rampa di lancio tra queste squadre? Io vedo molto bene il Western dopo una stagione esaltante. Voglio raccontare un piccolo aneddoto. Al Western era indeciso se fare la Summer Cup e Marco Rompietti, come organizzatore e vade massimo del Terni League, mi ha chiuso bruscamente le porte della Summer dicendomi che non potevo partecipare. Perché ha fatto un numero chiuso, sì, ci sono arrivato a 16, non stavo di parole, e mi fa via aria, quindi non facciamo la Summer. Si è tirata indietro una squadra, quindi di conseguenza siamo subentrati come sedicesima squadra noi al Western per tappare il buco, contenti, perché io non la volevo fare, sinceramente ragazzi, non la volevo fare, meglio così. Non contento che inizialmente mi ha chiuso le porte, mi ha messo anche sul girone più difficile, credo, perché cioè, beh, ma lì c'è il segretario Ceccacci e il segretario Ceccacci, e qui ci faremo due parole perché, c'è un girone difficilissimo. No, che sono belle squadre, c'è il Perticara che è sempre un'armata, ma tipo lì si gioca col Perticara o con Perticara. Quindi io quel che dici non c'ho contro il Diva. No. Sai, una buona notizia, forse dipende da chi verrà sopperito. Mi dovrà giocare contro Bassoni, che è andato allo Sparta, se non erro. Sì. Perché l'avevamo uscito. Beh, la Summer in questo c'è sempre un po' di note. Io quest'anno però porto grandi acquisti, ragazzi. Senti, una notizia che vogliamo dare, no, non la diamo adesso perché ancora non è ufficiale, però insomma, per l'anno prossimo i White Devils da chi devono guardarsi le spalle? Oltre che da voi stessi, ok, però nel senso, secondo te, Monterà... Beh, se non sbaglio, i Black Cats sono ripescati. Volevo dire quello, però diciamo che non è ancora detto, però insomma dovrebbero essere ripescati. Io quando ci stanno i Black Cats sul girone nostro, sono loro. Ti manca un po' l'idea di fare una finale con Io loro. Sono contento che sono stati ripescati, a me piace giocare contro i Black Cats, sono state secondo me le partite più belle del Terni League, alcune. Beh, le due finali all'interno, sì, la finale di Serie C, praticamente era una finale, era l'ultima partita del campionato, sì. Era una finale, praticamente uno spareggio. Poi fu altrettanto bella, secondo me, la finale dei playoff. La finale scudetto, la finale supercoppa, penso che sono state tutte partite tirate. Bellissimo. Chiunque la favorita dalle due, è sempre una partita che finisce quasi sempre pari. Vederli non vincere il campionato e vederli non vincere i playoff. Perché no, il campionato. Entrambe le situazioni, sì, pensavo che vincevano il campionato facilmente. Cioè, facilmente, insomma, comunque le altre squadre non ne stanno a guardare, però comunque quando ci stanno i Black Cats, soprattutto in Serie B. Dai, per loro favoriti, per forza di cose, visto il passato, visto i giocatori che hanno, cioè un po' assumo. Mi è mancato parecchio Ridolfi, credo, quest'anno. Sì. È un giocatore importantissimo. È venuto un pochino meno Ridolfi, ma i Black Cats adesso devono fare un lavoro, scrollarsi di dosso. Magari non so se hanno preso sotto gamba la Serie B, poi... Ma sai, può darsi, perché oggettivamente loro al completo sono a un livello, uno step superiore. Il problema è che nel calcio a 5, secondo me, le partite vanno comunque giocate. E in questo momento i Black Cats magari hanno anche qualche anno in più rispetto a prima, magari cioè, manca qualche elemento più giovane e più di gamba, perché a livello, per esempio la finale con i Danny United, a livello atletico, poi lasciamo perdere Kostu che non è... Ci sono anni di differenza, Kostu come se poi infortunato, la squadra di allo fisico ne risentito. Non so se rimaneva Kostu in campo come finiva la partita, sinceramente. Non si potrà mai sapere, però penso insomma... Penso che andava a favore dei Black Cats. Comunque... Kostu stava facendo una discreta partita. Una partita pazzesca stava facendo. Cioè, ha fatto anche un gol. Comunque vedo... Black Cats ovviamente, perché quando ci stanno vedo loro, e San Giovanni Bosco ovviamente, perché il gruppo è un buon gruppo, quindi loro, il Castrum, è una bella serie ovvia. Questa serie che rimane molto competitiva, sì. Poi con le nuove... Molto particolare. San Bucetole, sarà particolare. San Bucetole che si diventa una squadra
tutti molto competitiva, mi ricorda un po' un Castrum un po' più aggressivo, però senza Paragnani. Paragnani è un gran giocatore. Io nell'elenco nei miei candidati ideali del Pallone d'Oro, ora perché lui ha un po' steccato la finale, possiamo dire che la finale non è stato il miglior Paragnani. Però se devo pensare a un'alternativa a Danny nel calcio a 5 per la stagione fatta quest'anno in generale, non penso solo Paragnani, non come alternativa in realtà, anche se poi Danny probabilmente ammazza del tutto. Bene, andiamo verso la chiusura, Riccardo, questa sauna finisce. Beh, sì, direi che si potrebbe uscire. Questa, diciamo, puntata speciale White Days, speriamo di farne altre perché vuol dire che andiamo avanti. Poi le finali nazionali quando ci sarà? A metà luglio? 12-14 luglio a Chianciano Terme. Torniamo in terra toscana. Che bellezza. Quindi, insomma, ci sarà sicuramente da divertirsi un venerdì domenica. Però... ma poi c'è, bisogna vedere perché stanno tante manifestazioni, quindi sì, giocheremo magari sabato domenica o venerdì sabato. Innanzitutto bisogna arrivarci, per arrivarci la tappa prevede domenica 30 giugno alle ore 11 a Roma la finale contro la finale. Quarto di finale nazionale, diciamo, di questa kermesse dei campionati del CSI Italia. E niente, quindi in bocca al lupo, noi vi seguiremo, siamo al vostro fianco ovviamente. Stavolta ieri ci siete mancati, il video l'ho fatto in casa. Lo so, anche che la cronaca sarebbe stata più divertente, sì, perché con voi c'è mancata la cronaca un po' più aggressiva, penso, no? Il 6-2 di ieri era... sarebbe stato bene, speriamo di bissarlo. Speriamo, no? Di farne un altro. Sì, speriamo di bissarlo ancora. Bene, noi diamo la linea all'addio di Francesco Dotti a Roma su Rai 1. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Niente, ci vediamo lunedì prossimo, ci vediamo soprattutto venerdì al Gran Galà del... Venite, perché una volta all'anno ci mettiamo giacca. Sì, una volta all'anno decidiamo di metterci giacca, camicia, di essere... E quasi per il terzo anno consecutivo fanno l'errore di darci un microfono e contestualmente il vino. Cioè, parlate non pensate. L'anno scorso avete parlato troppo. Sì, abbiamo esagerato. L'anno scorso penso che... Neanche me lo ricordo come era l'anno scorso, quindi... Anche a tratti. Beh, vabbè, cioè, quest'anno sarà peggio. Però ci siamo festeggiati più. Si è presa un po' così. Ma chi ci ha portato le parrucche l'anno scorso? Io mi sono ritrovato questa parrucca. Ah, va bene, ragazzi, noi ci vediamo. Andiamo a prendere un po' di frutta. Aria e frutta fresca. Bene, bene, ciao a tutti.